In ossequio alla sua personalissima dottrina periclea, per il cimento di Coppa Italia, mister Claudio De Luca opera un'ampia turnazione fra i suoi uomini per far rifiatare i più impiegati, certo, far recuperare gli acciaccati e massime per motivare chi ha visto più la panca che il prato finora. E così esordisce a guardia dei pali l'under Martellone, protetto da Petta e Colella. Gli imberbi Radicchio e Guarnaccia scalpitanti rispolverano i tacchetti. Torna l'ammirato Piarulli al fianco di Sasà D'Ancora nel cuore della manovra. Classe e fantasia al potere col facitor di gioco Montinaro e il fantasista tascabile Taurino alle spalle del capitano. Mattia Scalabuig risponde con D'Ancona in porta, Tordini e Greco ad arginare gli avanti ospiti, Meduri e Atteo a dirigere con eleganza il fraseggio, Marasco ad inventare per il temibile Sant'Arcangelo. Va detto subito che fiacca sarà la pugna ed innumeri momenti di stanca. Minuto 19, Montinaro inebria di finte i mastini rossazzurri e scocca un sinistro insidioso da fuori area, blocca D'Ancona. 4 minuti e parabola magica di Meduri che per poco non ha fatture Leoncelli. A 5 dall'intervallo ancora il regista becca Lattanzo in area che stacca e inzucca senza costrutto. Nella ripresa, se possibile, i ritmi si fanno ancora più flebili, si traccheggia più che pedatare. Poco prima della mezz'ora, destro di Tedesco dai 20 metri, pretenzioso anziché no. Piazzato al quarto di Montinaro al 32esimo che muore sull'esterno della rete. 60 secondi e contropiede vertiginoso dei Bitontini, frettolosa però sarà la botta di danno. Al 36esimo mancino maligno di Montinaro, D'Ancona si tuffa gattesco e neutralizza il cuoio in due tempi. Poco dopo, prodigio di Martellone su conclusione ravvicinatissima di Sant'Arcangelo. Al primo minuto di recupero, sinistro sporco di Coria, malinconicamente sul fondo. Sarà dunque la roulette degli 11 metri a decidere le sorti del match e della qualificazione. È nella cosiddetta lotteria dei rigori la spunta alla compagine di De Luca, che riemerge vincente dall'altalena di emozioni dopo il destraccio inguardabile di Tedesco, la carambola mozzafiato fra i pali di Biasoni, l'eunuca raffinatezza di Guadalupi, il volo di Montoya sul penalty di Rimoli, il guizzo di Martellone sul Rizzo, il collo centrale sicuro di Petta e infine la traversa inutilmente frantumata da Greco. Che sia l'anno fortunato per i Bitontini, questo?